portati qui? Visto? Il vento mi ha portato qui. Raffaele, ti chiami Raffaele? Ah sì? Ormai l'ho scoperto. Ok. Ah, lo sai, ho preso 7 al compito di latino, grazie anche al tuo dizionario. Addirittura? Wow, servo a qualcosa allora. E tu quando è che studi un po'? Ieri ho studiato, davvero, dalle 3 alle 9. Addirittura? 6 ore di studio? Sì. Vabbè, con una pausa di 5 ore e mezza. Vabbè, è un dettaglio. Ecco. Senti, io oggi esco alle 2, ti va di aspettarmi? Così, magari dopo andiamo a farci una passeggiata, andiamo da qualche parte, non so. Sì. Sì. Dimmi. Ma l'hai vista? Allora? Ma che è passato? Sono io. Ho ricevuto il tuo contatto. Devo parlarti. Ok. Ok. Domani mattina all'alba, il solito posto. Ci vediamo domani. Era lui, beh? Era quel di me. Ho letto il suo nome e il suo nome sotto di me. Era lui, beh? Sì. Mi stai dicendo che vuoi fare sul serio? Oddio, veramente vuoi andare da lui per... Per distruggere tutto? Sì, esatto. Cazzo, ma là non stavi scherzando? No. Ma la smetti di fare l'idiota? Senti, per favore, stai zitto, ok? Stai zitto tu? Che significa? Non puoi distruggere una scuola, cazzo, è una scuola! Sì, almeno cambio qualcosa. Ma di quale cambiamento parli? Sei da solo, ti rovinerai la vita, sei un pazzo, sei un pazzo. Antonio, ma vaffanculo! Qui nessuno ti ha chiesto la predica, ok? E poi perché non apri i tuoi occhi, eh? Ci fanno studiare condottieri, martiri, eroi. Credi che qualcuna di queste persone non fosse sola all'inizio? Credi che prima di cambiare tutto ti sono sentite dire che erano pazzi, che erano soli, che non sarebbe servito a nulla? Stai sbagliando, punto. Posso condividere le tue idee sulla scuola. Ma non talmente tanto da arrivare a questo punto. Balle. La storia non si ricorda per i pensieri o per le idee, si ricorda per le gesta di uomini che hanno osato fare qualcosa, qualcosa di vero. Non cambia niente, niente di niente. Cambia tutto, tutto. Io non distruggo un edificio, un muro, una porta. Distruggo un'idea. Il palazzo si ricostruisce, ok? L'idea che viene uccisa, no, quella no. Idiota. Nella distruzione non c'è nessun principio generatore. Preferisco pensare che stai scherzando, guarda. Me ne vado, sennò qua finisce male. Cerca solo di riflettere. E se ricordate che qualcosa di orribile comporta alcuna utilità né gloria, né onore, solo distrezza. Un drago. Lì un delfino. Un serpente. Una famiglia di rane. Che? Dove la vedi la famiglia di rane? Cioè, fidati. Guarda lì. Quei due rami larghi. Quella è la mamma. Ah, ok. E guarda lì al centro. C'è un cuore. Dove? Lì. Vedi? Dove la luce è più intensa. Sì, è splendente. Sembra che batte. Forse lo sta facendo. Dici che sei emozionato a vederci? Perché no? Che pensi?
La tua espressione mi ha ricordato mia sorella. Beh, è una cosa brutta. È morto. Era una giornata di aprile. Lei aveva avuto la bicicletta nuova e doveva provarla al più presto. Amava andare in bici. La faceva sentire viva. Andava sempre nei posti meno contaminati, dove c'era più natura possibile. Io non volevo che andasse da sola perché andava sempre a finire in posti sperduti e a 12 anni non è il massimo come cosa. Così quella giornata ci mettiamo d'accordo. Lei sarebbe partita a mezzogiorno e io le dissi che ci sarei stato quasi sicuramente perché sapevo che quel giorno l'ultima ora a scuola era di sostituzione. E non so perché diedi per scontato che ci avrebbero fatto uscire un'ora prima. Ma invece no, la scuola ha quella regola. Anche se c'è un'ora inutile, la devi fare lo stesso. Così le andò, senza di me. Quel giorno morì. In una stradina abbandonata, 4 uomini la presero. La violentarono e la uccisero a coltellate. Aveva anche tentato di ribellarsi e per questo le avevano tagliato i polsi. Si disse che soffrì per mezz'ora prima di morire. Io non ero con lei. L'ultima cosa che le ho lasciato è stata una promessa non mantenuta. Quella cazzo di scuola non mi avesse tenuto lì, io sarei stato lì con lei. Se quella merda di regola non mi avesse tenuto lì, sarei stato con lei. È tutto sbagliato. Certe regole dovrebbero aiutare a farmi vivere al meglio la mia vita, invece la distruggono solamente. Non è giusto. È tutta colpa. È tutta colpa loro. Le odio! Dicono che nessuno ha le ali per volare. La verità è che la gente preferisce convincersi di non averle, piuttosto che credere di possederle e impegnarsi affinché volino. Per questo avevo sempre pensato di essere diverso. Ed era per questo che credevo di poter cambiare ogni cosa.